Chuck si gira, 21ª extra live, creiamo insieme. Ciao, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Un salutonissimo dalla nostra super regia. Ciao a tutte ragazze, benvenute. Ciao, ciao. Ciao ragazze, ciao Rossana, ciao ciao ciao, Marisa, ciao, buongiorno, grazie, grazie mille. Paola, ciao. Lorenza, buongiorno, buongiorno Elia, ciao, ciao Cinzia. Anna, buongiorno, Rosi, Rosi, ciao, ciao ciao, anzi, Rita. Alessandra, buongiorno, ragazze, un salutone veramente a tutte voi. Ciao Laura. Grazie di essere qua e oggi ragazze si interroga. Siete pronte? Avete studiato? Cosa si fa oggi? Oggi si fa questo bellissimo portocchiali! E ovviamente con catenina, pandana, niente, volevo farvi vedere come sono con gli occhialini che ho rubato alla Simona Zanzotera. Ciao Simo, se ci sei, sì, sono i tuoi gli occhiali, ma ho lasciato a casa i miei, quindi ho rubato i tuoi. Ti piace? Perfetto! Ragazze, benvenute, benvenute! Come state? Tutto bene? Tutto a posto? Ecco, intanto io volevo davvero fare un super bacione, vedi regia, siamo abbinati proprio. Così, un salutone grande grande alla nostra Federica. Ciao Federica Rivolta, un bacio grande perché ha fatto un piccolo interventino oggi, ma sappiamo che sta bene, per cui un bacione grande grande, rimettiti assolutamente in fretta, super sempre al top. Ok, ti saluteranno ovviamente tantissime, vero ragazze? Quindi facciamo un bacione comune alla nostra Fede. Va bene, va bene. Allora, ciao, ciao, ciao a tutte ragazze, davvero un bacione. Ah, ricordo per chi è sul gruppo Creativa Club o oggi anche Creativa Bijou, perché oggi abbiamo anche il collegamento su Creativa Bijou. Se non mettete non accettate, diciamo, per questioni di privacy, non fate l'accesso, ok? Non vediamo il vostro nome e il vostro cognome, cioè non sappiamo chi è, per cui ci esce solamente Facebook, quindi non vi posso parlare e leggere con il vostro nome, ok? Quindi mi esce Facebook user, ok? Quindi dovete proprio dare l'ok. Bene, bene, un bacio dalla Francia, ciao, ciao ragazze, buon pomeriggio anche a te, Katia da Roma, ciao a tutte, bene, bene, bene. Allora, prima di iniziare, ragazze, non so, non notate niente nell'arredamento del mio ufficio oggi? Non notate niente di nuovo? Non vi sto indicando nulla, vero? Esatto! Cosa c'è qua dietro? I narcisi, brava anche, anche brava, anche, ma queste nuove scatole che rappresentano e racchiudono una super novitona, ragazze. Ebbene sì, allora io oggi non vi posso ancora spoilerare tanto, ok? Ma assolutamente proprio stamattina abbiamo fatto la riunione, il meeting con le nostre negozianti. No, no, regia, non dico niente, giuro. Ok. Abbiamo fatto la riunione con le nostre negozianti per presentare bene, insomma, parlare di tutte queste di questa super novitona. Perciò dovete andare assolutamente. Ciao Chiara, ecco appunto una delle nostre negozianti del laboratorio creativo di Chiara, perfetto. Allora, dovete correre dal vostro negoziante creativa by Marta di fiducia, ok? Se non avete un negozio Creativa by Marta di fiducia fisico o online, chiedetecelo mandandoci una mail a ingrosso@creativabymarta.com, così l'ufficio vi dirà qual è quello più vicino a voi oppure quello online. Perché allora, tra brevissimo, esattamente dal 14 di aprile,
dovete andare sul sito www.creativabox.com a iscrivervi, perché il 22 aprile vi presenterò questo bellissimo nuovo progetto, ok? So che tante di voi lo stavano aspettando un pochino questa cosa, per cui già qualcuno magari ha intuito che cos'è, ok? Però i dettagli assolutamente, dovete, per i dettagli dovete aspettare il 22 aprile, dove farò questa presentazione, che non è, sarà fatta, diciamo, sui social media soliti come Facebook, YouTube, eccetera. No, sarà su un'area riservata, ok? E quindi dovete iscrivervi in quest'area, perciò le iscrizioni saranno aperte dal 14 aprile. Ok ragazze, intanto però informatevi assolutamente dai vostri rivenditori di fiducia, ok? Creativa by Marta, ovviamente. Chiedete un po' delle mini Creativa Box e loro vedrete che già vi diranno, vi racconteranno un po' di più. Io non posso dire altro per oggi, ok ragazze, ma sicuramente avremo poi il... sembra una maestrina, avremo il tempo di parlarne meglio. Le tengo su, è che la Sima è un po' cieca e vedo un po' tutto sfocato, li devo tenere così. Ok ragazze. Il tutorial numero stencil, domanda velocissima. Allora, il tutorial dello stencil numero 50 non se ne potrebbe fare uno solo, ma ce ne sarebbero tanti tanti da fare. Oh, grazie Maria, sembra una ragazzina anche, no, ma grazie, è il trucco, sto truccata, sono le luci e tutta l'ambaradà. Veramente adesso facciamo giurare alla regia di pubblicare il primo video tutorial dei narcisi, ok? Questa settimana cerchiamo assolutamente. Regia, ce la fai? Ce la fai questa settimana? Ok, vediamo, E quindi, però vi assicuro che nel cartamodello comunque ci sono tutte le spiegazioni, giuro che mi impegno, bravo. Ci sono tutte le spiegazioni fiore per fiore, perché i fiori sono tantissimi, quindi ne potete fare veramente, veramente tanti. Per chi non ha mai fatto i fiori con la teletta termobiadesiva, andate sul nostro canale di YouTube, Creativa Web TV, perché ce ne sono già diversi di video tutorial. Oi Fede! Ciao! Come stai? Come stai? Stai bene? Mamma mia, male, eh? Ho già paura di quello che mi racconterai. Grazie di esserti collegata, di essere qua con noi. Tantissimi baci a tutte quante, ti hanno fatto veramente, vedi, un sacco di messaggi, tanti bacioni e tanti auguri. Ok, perciò riprenditi prestissimo, ma tanto so che te sei già praticamente con una gamba fuori dalla porta, è vero, perché vuoi andartene, lo so io, certo, anche il regista, non ce lo dimentichiamo, no, furia mai dimenticarci il regista che poi non ci fa più le cosine, non ci fa più i video, no no no, teniamocelo buono ragazze, assolutamente. Grazie Claudia, scusami, grazie, sì, un bel progetto, Mini Creativa Box, quindi sarà un bel progettone, super novitone, davvero, davvero, assolutamente, mi segui dal letto Angelica, spero, perché ti voglia riposare, niente di grave, ciao da Genova, bellissimo, salutone dalla regia, certo, 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 sarà fatto, la regia comunque vede tutti i vostri messaggi ragazze, per cui non vi preoccupate. Lavori in casa, ma perché? Morena, lascia stare, lavori in casa, che tanto la polvere si rifà, vai serena, lasciali lì, non succede niente. Allora ragazze, quindi oggi come sempre a un certo punto della nostra live, quando vedrete apparire qui sopra un bollino con scritto WhatsApp a mia ora, solo a quel punto, quindi quando ve lo dirò io, potete mandare un messaggio sul nostro gruppo WhatsAppami. Vi ricordo il numero 393-810-8526, ma tanto adesso la mia regia, eccolo, vedete, che fa passare proprio il numero di telefono qui sottoscritto, quindi segnatevelo ragazzi, ok? Segnatelo, che poi quando sarà il bollino, la più veloce, la più lesta, ok, manderà subito il messaggio di venire in diretta con noi, quindi una solo di voi, solamente la prima, potrà venire e
con mio figlio Lollo. Ciao, allora, ciao Teresa, ciao Lollo. Verrà in diretta con noi a giocare alla ruota della creatività, dove ci sono dei premi al bacio, eh? Bellissimi premi, ragazzi, per cui si vince sempre qualcosa in più. Ci sono questo super premione e altri premi assolutamente molto molto belli e da leccarsi le dita, ragazze. Perfetto. Allora, tutti, ecco qui sotto ovviamente vi ricordo che sempre per invece tutti i nostri materiali Creativa by Marta potete richiederli presso i nostri negozianti in tutta Italia. Mi raccomando, se non sapete qual è quello più vicino a noi, a voi, dovete mandarci una mail, ragazze, a ingrosso@creativamaimarta.com. Vi assicuro che di mail ce ne arrivano un macello, quindi vuol dire che tante di voi ancora non sanno quali sono i nostri punti vendita, perciò scriveteceli che vedrete che piano piano vi rispondiamo. Gli occhiali sono i tuoi stessi, davvero? Vedi, sono la Simo. Sì. Esatto, Virginia, stessa cosa che ho detto prima, la ghirlanda, quindi i narcisi, che poi dopo li potete mettere su un vaso, una ghirlanda, eccetera, eccetera. La regia si è impegnato, l'ha detto, vero? Esatto, di pubblicarvi questa settimana, quindi se tutto va bene, venerdì, ragazze. Intanto, guardate sempre i video tutorial dei fiori tridimensionali fatti con la teletta termoadesiva che ci sono già, ok, su YouTube e ce ne sono diversi e già lì vi fanno capire come lavorare. Per cui guardando già quelli lì in più, avendo il cartamodello stencil numero 50, ok, che vi fa proprio vi fa realizzare un tot, adesso non mi ricordo neanche quanti, ma sono parecchi di fiori differenti. Ok? Perciò assolutamente riuscirete. Ok, perfetto. Vedi Fedi come ti salutano, ti salutiamo veramente veramente tutte noi, eh? Adesso con un bacione davvero grandissimo, ma sicuramente tu già domani vedrai che sa ti sarai ripresa perché ti conosciamo, è vero, vero. Il tutorial dell'ognometto dietro di te. Allora, sì, Carla, beh, gli ognometti sono molto semplici da realizzare. Appunto, c'è il cartamodello stencil che vi spiega benissimo anche come farli. Vi assicuro che sono super, super facili. Ok, quindi davvero con il cartamodello, se ti ci metti dietro un attimino a capire, vedrai che non hai assolutamente problemi perché sono davvero semplici. Ok, li potete fare tridimensionali oppure piatti. Ok, benissimo, mettiamole qua che ci guarda da dietro lui. Eccolo qua, lui è il gnomape. Ok, sono divertentissimi, ce ne sono differenti. Perfetto, allora ragazze, cartamodello di oggi che vi ricordo, un bacio alla Calabria. Vi ricordo il cartamodello, lo potrete scaricare alla fine della live, ok? Solo ed esclusivamente dal nostro gruppo Facebook, scusate, Creativa Club, ok? Quindi i cartamodelli li potete scaricare da lì e sono gratuiti, questo di oggi e quello delle altre volte. Cosa sono le mini box? Elena, allora non ti posso spifferare niente per ora perché sennò mi massacrano. Sicuramente ti consiglio di iscriverti dal 14 aprile, prima non è possibile, quindi dal 14 aprile, di iscriverti sul sito www.creativabox.com, questo che vedi qua sotto, ok, perfetto. Sono aperte le iscrizioni per vedere poi la live che farò il 22 aprile, ok, che invecchierò tra parentesi il 22 aprile, quindi ecco, a un giorno importante sotto diversi punti di vista. Farò una live non su YouTube, non su Facebook, ma proprio su un canale, quindi un'area riservata proprio per chi si iscrive. Ok, dove spiegheremo tutto quanto? Quindi ti lascio ancora qualche giorno di sorpresa. Ma se hai un rivenditore Creativa by Marta dove
vai solitamente dove ti servi, dove acquisti, puoi chiedere già direttamente a lui, a lei, insomma, ok? Per cui già lì vedrai che ti faranno sicuramente capire meglio. Ok, ah, Junior, sei tu. E se non scrivi che sei tu, io non so chi sei, perché c'è scritto Facebook user, ok? Se non dai il consenso, non lo sappiamo. Allora sì, ragazze, lo so, dovete avere pazienza, scrivete, perché davvero ci arrivano un sacco di mail, cerchiamo di rispondere a tutte, che alcuna, qualche mail finisce nello spam e anche noi ce lo perdiamo per strada. Allora potete scrivere su appunto la mail dell'ufficio, che è in grosso @creativabymarta.com, oppure anche sul WhatsApp, ok? Su WhatsAppami, il numero sempre lo trovate qui sotto, adesso arriva, ok? E così riusciamo a rispondervi al meglio. Voi potete anche telefonare, ragazze, il telefono c'è, quindi si può, capito Paola? Quindi assolutamente, se vedi che è, perdonaci, ma veramente siamo tutto il giorno a rispondere e rispondere, quindi può essere che qualcosa ci sfugga assolutamente, io amo le carote, il materiale, sì, esatto, bravissima Claudia, quindi questo qui, che è lo stesso con cui ho fatto le carotone, è il nostro velluto cinigliato che abbiamo in tantissimi colori, lo puoi utilizzare per davvero 2000 cose, è un bellissimo materiale assolutamente. Trovare tutti gli stencil che hai realizzato, beh, sulla Patrizia puoi guardarli sul sito. Ah, ciao Patti, adesso ho letto. Allora, sul sito nostro che è creativabymarta.com, e lì scrivi cartamodelli stencil e li vedi tutto qua, tutti quanti, così hai codice, eccetera. Oppure puoi anche richiedere il nostro catalogo cartaceo, per cui nel catalogo, proprio nelle prime pagine, ci sono tutti quanti i nostri cartamodelli stencil, ok? Puoi avere il catalogo cartaceo facendo una spesa minima di 50 euro dai tuoi rivenditori di fiducia, oppure acquistarlo a 6 euro, oppure te lo mandiamo via WhatsApp in PDF, ok? E lì li vedi tutti come preferisci. Perfetto. Allora, ragazze, torniamo a bomba. No, l'ho girato. Aspetta che mi metto gli occhiali da professoressa. Aspetta che qua mi scrivono. La sequenza numerica del stand salta un po' di numeri, c'è una sorpresa dietro. Salta i numeri, Crisafio, no? Regia, confermami, i cartamodelli sono sequenziali, se non ricordo male, giusto? Dammi un input, regia. Certo, quelli della. Ah, scusami, sì, certo, perché ovviamente ci sono anche tra i cartamodelli quelli delle box che abbiamo realizzato. Quindi sì, sono per noi sequenziali, però ovviamente possono saltare per questo motivo, perché ognuno ha il suo numero, però sono compresi anche quelli delle Creativa Box. L'ultima live che ha fatto non su Facebook non è andata bene. Hai ragione, Erika. Abbiamo infatti licenziato quella piattaforma lì. X e ne abbiamo, ci siamo affiliati ad un'altra, quindi assolutamente questa dovrebbe essere davvero contenere non so quante centinaia e centinaia di migliaia di persone, quindi assolutamente io direi che andrà bene. Oggi l'abbiamo provata, è andata benissimo, quindi devi rifarlo, Giovanna. Sì, assolutamente. Devi, è il tuo compleanno? Sì, è il mio compleanno, il 22 aprile. Dovete riregistrarvi, anche perché il sito, diciamo, è nuovo, tra virgolette, sarà il sito www.creativabox.com. Regia, fai partire, vai. Mettilo qui, eccolo qua, quindi www.creativabox.com, perciò per vedere che cosa saranno questo nuovo progetto delle mini Creativa Box, dovete iscrivervi dal 14, perché il 22 aprile farò il live di presentazione e di spiegazione di tutto questo progetto, ok? Lo devo un attimo spiegare perché è un progettone che insomma durerà un po'. Durerà, e non vi dico più niente, perché se mi fate parlare. Allora, regia, io non ho colpa, perché se dico troppo è che le ragazze mi fanno le domande.
quindi arrabbiati con loro, va bene? Ok. Ok. Allora, ragazze, il progettino di oggi è questo qua, quindi lo potrete scaricare appena finita la live dal nostro gruppo Facebook Creativa Club. Addirittura, mi sei crudele. Col coltello affilato proprio. Allora, qui troverete i materiali. Abbiamo i puntarte sono già disponibili. Sì, Ilaria, già disponibili dai nostri rivenditori, quindi ce ne hanno già adesso. Poi se li hanno già finiti, non te lo so dire, ma nel caso lo prenoti, va bene? No, Marianna, allora alcuni sì, sono gli stessi delle fustelle, ma ovviamente il cartamodello ne comprende altri in più, oltre quelli delle fustelle. Ok, quindi alcuni sono delle fustelle, altri invece sono in più. Allora, dicevo, qui abbiamo il materiale per realizzare tre portaocchiali e tre catenelle portaocchiali. Ok, quindi il materiale è questo, ma soprattutto avete i codici oltre alle quantità. Ok, questo è il numero del diciamo, nostro kit che abbiamo preparato. E qui così è proprio il cartamodellino. Vedete? Perfetto. Allora, super facile oggi. Non ho capito bene il corso WhatsApp. Allora, per la ruota della fortuna, Teresa, quando comparirà qui sopra un bollino con una roba rotonda con scritto WhatsAppami ora, ma tanto ve lo dico, urlo, quindi voi capite che è quello. Ok, la più veloce tra di voi, una sola ragazze, che manderà il messaggio al numero, appunto, WhatsAppami. Verrà in diretta appunto con noi, verrà in diretta con noi a giocare alla ruota della creatività. Quindi basta che mandi un messaggio subito velocissimo appena lo dico. Condividete alle amiche, certamente, perché comunque questo live rimarrà registrato, ragazze. Per cui è anche come un video tutorial, perché se volete fare poi, per esempio, questo progettino di oggi, non ve lo ricordate? Assolutamente, voi lo potete andare a rivedere ogni volta, così che mentre lo fate ve lo riguardate. Con le nuove fustelle stencil, Monica, allora sì, ce la faremo. Adesso appunto venerdì probabilmente riusciremo a pubblicare il video tutorial, questo dei narcisi che vedete qui alle mie spalle, che potrete fare con il cartamodello stencil numero 50 o con la fustella, quindi del narciso, perché ci sono tutte e due. Ok, nel video tutorial ve li spiego, perché poi il sistema è lo stesso. Ok, perfetto. Allora, direi regia, visione dall'alto, perfetto. Prontissimo, allora questo è, ve lo faccio rivedere da qua, il cartamodello, ok? Quindi questi tre pezzettini sono la chiusura e qui avete tutto l'elenco dei materiali e poi invece qui così avete il cartamodello proprio della bustina portaocchiali. Io l'ho già ritagliato. Ho già ritagliato i miei pezzettini, così che ce li ho già pronti, vedete? Perfetto. E basterà semplicemente appoggiarli su un feltro da 3 mm. Vedete, questo qua un po' più spesso. Io oggi ho utilizzato questo bel colore otanio, come dice la Simo, o diciamo turchese. E per realizzarlo, qui l'ho fatto in verde e poi l'ho preventivato anche in beige. Ok, quindi poi ovviamente il colore, quello che preferite. Logicamente, quando andrete ad acquistare, se non ce l'avete magari già in casa, il feltro 3 mm, mi raccomando, chiedete quello di Creativa by Marta, perché il portaocchiali fatto con il feltro Creativa by Marta dona agli occhiali delle particolarità curative, non lo so. Va bene, adesso ho detto la scemata di oggi, ragazze, possiamo andare avanti. Benissimo. Quindi se usate il sì, base di carote, eh?
Non ho capito, regia, ma fa niente. Ah, migliora la vista, giusto, giusto. Sì, esatto. All'interno troverete dei, non so, del, un profumo alle carote che migliora la vista. Assolutamente. Quindi, quando metterete i vostri occhiali dentro in questa bustina fatta con il feltro, Creativa by Marta, gli occhiali diventeranno sempre più, puliti. Ecco, sì. Solo di feltro si può fare. Allora, nel senso, di feltro 3 mm, secondo me, è la cosa più giusta, perché ha una consistenza un po' rigidella, che quindi ti dà un po' di forma, perché con quello da 1 mm si diventerebbe un po' moscetto, ok? Un po' troppo debole, quindi lo puoi fare, però dovresti doppiarlo con un altro pannolenci, insomma, fare una cosa un pochino più complessina. Ok, volendo potresti farlo anche con la gomma crepla, ma io è un materiale che non uso e quindi non ve lo riesco, diciamo, a proporre più di tanto, perché proprio non è uno dei nostri materiali. Ok, per questo che ho pensato al feltro 3 mm, perché così anche, diciamo, essendo un po' imbottitino, ripara gli occhiali da magari da botte, eccetera, insomma, ve li sostiene un po' meglio. Ok. Proprietà curative, esatto, Rosaria ha delle proprietà curative, dona allegria, va bene. Ok, allora, come li devo stampare i cartamodelli? A3, in A4 normale. Allora, qua sui cartamodelli, qua, su ogni cartamodello che noi realizziamo, mettiamo almeno una misura. Ok, quindi questa vi fa, diciamo, capire se l'avete stampato in misura reale, per cui questo da qua a qui dovrà essere circa 13,7, mazza la regia è precisa. Ok, quindi voi provate a vedere una volta che fate la stampa che quella misura qua sia 13,7, vuol dire che siete a posto, cioè che la state facendo corretta la stampa. Anche qua vedete ci sono delle misure, proprio perché così voi misurate e vedete se la stampa che avete fatto è corretta. Logicamente, ragazze, il cartamodello si può anche ingrandire o rimpicciolire. Allora, se voi sapete già di avere degli occhiali particolarmente grandi, che ne so, quelli da sole che sono super, magari a mascherina, eccetera, eccetera, ok? Fatelo già un pochino più ingrandito, lo ingrandite di un pochino in modo che siete sicure che i vostri occhiali vi entrino. Io ho fatto in misura, diciamo, di occhiale tradizionale, ok? Una misura normale. Quindi poi regolatevi voi un attimino in base al vostro occhiale. Perfetto, tanti pollicini in su, tanti cuoricini, cuoricini, cuoriciosi, forza, 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 ragazze. Ok, allora detto ciò, quindi sappiate che potete ingrandire a vostro gusto personale. Prendete il vostro cartamodello, lo appoggiate sul vostro feltro da 3 mm e andate a disegnarlo con, sempre io utilizzo la nostra penna evanescente, aspetta che quella lì è rovinata, è andato via il nome. La nostra penna evanescente creativa vai Marta, ok, questa è la pennina evanescente che poi dopo qualche ora scompare da sola, così non avete pasticci. Dopodiché andate a ritagliare, ritagliate direttamente sul disegno che avete fatto, quindi senza lasciare nessun tipo di margine, ok? Perfetto. Allora, nel cartamodello oltretutto ci sono due taghette, due segnetti, ok? Che ci indicano la mezzeria. Queste due targhettine qui, tacchettine, segnatevele direttamente anche sul feltro, perché così vi fate coincidere il centro. Fantastica della inter... Sì, Marcella, adesso infatti ne voglio parlare del puntarte che ho visto che vi è piaciuto particolarmente. Adesso arrivo subito a spiegarvi. Allora, intanto ho messo un
video tutorial veloce perché veramente insomma è un attrezzino facile da utilizzare, facile da capire. In realtà puntarte sono tre, però vengono venduti insieme, ok? Quindi è praticamente un unico attrezzo che però ha tre misure, diciamo così. Ok, ti è piaciuto, Katie? Anche a te, benissimo. Allora, sì, mi è venuta proprio l'idea perché tante di voi dicono ah, non sono precisa a fare il punto festone, bababà. Allora ho pensato che magari un attrezzino, una guida così potrebbe far comodo. Poi magari no, dipende insomma da voi, però l'idea secondo me può essere utile, può essere carina. Ok, praticamente il puntarte, poi vi magari invito a andare a guardare il video velocissimo che ho messo sia su Facebook sia su Instagram, dove appunto il puntarte si inserisce così nel ditino, ok, e poi si va a realizzare quindi il punto festone. L'ho pensato più che altro per il punto festone, però va benissimo anche per il punto filza, ok, perché diciamo fa sì di segnarvi, ecco, la direzione del punto, quindi la distanza, ok. Lo potete mettere proprio appoggiato direttamente qui a filo del vostro tessuto e quindi andare a realizzare il punto. In realtà, volendo, lo potreste tenere anche un po' più spostato all'interno per fare dei punti più lunghi, però diciamo che di base, di prassi, è stato pensato per essere appoggiato all'estremità del tessuto e da qui fare il punto filza, ok? Perciò veramente semplice, sono contenta vi sia piaciuto questo attrezzino. Allora, c'è quello un po' più grande che fa punti distanti uno dall'altro di un centimetro, poi c'è il medio da 7 mm e poi c'è il piccolino da 3 mm. Ovviamente magari quello piccolo, diciamo che secondo me è un po' più adatto per tessuti un po' più leggeri come il pannolenci da 1 mm, il pannolenci morbidoso ad esempio, più che magari al feltro 3 mm perché è un po', vedete, piccino, però insomma poi in base alla vostra creatività e insomma quello che dovete fare capirete quale utilizzare, tanto se li acquistate le avrete tutte e tre. Carla, colpa della telefonata. Quelli belli, questo ok, perfetto. Sei in ritardissimo, non ti preoccupare. Sono contenta ti piacciono anche perché so che qualcuno di voi ha appunto questa magari difficoltà, ma insomma, non solo per chi ha difficoltà, anche perché magari chi vuole essere proprio più preciso. Come va pulito il feltro? Allora, il feltro si può lavare in generale, ok, Rita? Quindi il feltro è lavabile. Magari non sbattetelo in lavatrice perché insomma più che altro essendo diciamo il portaocchiali con dei dettagli che magari si potrebbero rovinare in lavatrice, però a mano lo puoi lavare, ok? Perfetto, quindi andate a rivedervi comunque anche il video tutorial, adesso comunque ne parleremo ancora del puntarte, ok? Allora, dicevamo, andiamo a ritagliare il nostro feltro da 3 mm, sposto un attimo il cartamodello e queste qua sono le vostre due parti che otterrete, quindi tutto qua, oggi non abbiamo tanti pezzettini da dover utilizzare, da dover ritagliare. Allora, la prima cosa che sicuramente magari alcune di voi si stanno chiedendo è come mai ci sono questi tagli, questi quattro tagli? Perché sono le pence, ok? Questi taglietti sono furbi perché basterà cucirli, quindi unirli tra di loro, ok? In questo modo, per dare la bombatura al portaocchiali, che se no altrimenti sarebbe stato piatto e quindi non avrebbe fatto, diciamo così, un po' di conca, dove effettivamente gli occhiali, vedete, stanno dentro meglio, quindi riusciamo meglio a riporli. Si può fare con la pistola a caldo? Allora, sì,
Diciamo che l'ideale sarebbe cucito più che altro perché ci sono appunto queste pence che è l'ideale proprio cucirle e anche magari questa parte che unisce diciamo proprio tra di loro le due parti, mentre il pizzo assolutamente lo puoi anche incollare, ok? Come anche volendo il bottoncino lo puoi incollare. Però l'ideale, ripeto, sarebbe cucire, anche perché vedrete, insomma, non sono da fare dei grossi punti. Allora, infatti io ho preparato già, perché se no veramente stavamo qua a cucire fino a dopodomani, per cui mi sono già un po' portata avanti. Allora, vi ho già cucito un lato della nostra parte anteriore del portaocchiali. Ok, una pence l'ho già cucita. Adesso cuciamo insieme la seconda. Allora, il punto di cucitura potete scegliere voi se farlo punto filza, punto accavallato o punto festone, come volete voi, non c'è problema. Ok, allora, il punto festone vi rimane così. Vale a dire che vi rimane proprio una linea di filo in evidenza. Adesso qua si vede anche molto perché ha usato un filo a contrasto. Ok? Vedete che è molto visibile. Ah, attenzione, il punto lo potete fare sia sul davanti del lavoro che anche sul retro e poi rigirarlo. Io l'ho fatto sul davanti perché secondo me il punto è bello anche che si veda. Potete fare anche il punto accavallato, che è quello che rimane proprio a vista, che fa proprio le righine sopra, ok? E certo, Giusy, puoi anche cucirlo a macchina, assolutamente. Sì. Se cucite a macchina, lasciate sempre però il margine di abbondanza quando tagliate e cucite sulla linea che avete disegnato, ok? Se volete farlo a macchina, se no appunto a mano facciamo come adesso vi mostro. Allora io prendo un filo un po' robusto per farvi anche vedere, ma potete usare anche un filo normalissimo da cucito, ragazze, non è un problema. Allora esco con il filo da dietro verso il davanti, proprio appena sopra alla punta qui del mio taglietto. Aspetta che mettiamo a fuoco, esatto, così. Dopodiché piego a metà, tiro fuori l'ago ovviamente. Piego a metà la pence, vedete, facendo combaciare le due parti. E poi vado a fare il punto festone, cioè entro da dietro davanti. Guardate, vi viene come una asoletta, vi si forma una asoletta, rientrate in questa asoletta e tirate. Ok? Ancora. Da dietro esco, mi si forma l'asoletta, rientro e tiro. Ok, questo è il punto festone che tutte di voi potete fare assolutamente a mano senza bisogno di nulla, ok? Ma se volete potete utilizzare anche il nostro attrezzo puntarte. Adesso, per esempio, visto che è diciamo una cucitura un po' piccolina, potrei utilizzare anche quello 3 mm, ad esempio, ok? Il puntarte da 3 mm potete usarlo in ogni fessura, quindi entrare in ogni taglietto, oppure saltarne uno e quindi vi viene da 6 anziché da 3, ok? Quindi potete poi valutare voi. Allora, io vi dico di inserire il pollice nel puntarte, però in base a come è diciamo, come riuscite a tenerlo meglio in mano, potete anche non inserire il pollice, ma appoggiare direttamente il puntarte al tessuto in questo modo, insomma, come siete più comodi. In questo caso, come vi ho fatto vedere nel video tutorial, il puntarte si usa così. Entro, vedete, proprio nel taglietto. Diciamo faccio diciamo scivolare il filo sotto al lago e tiro così. Vedete, in questo modo i punti mi rimangono molto molto precisi,
perché seguono proprio la direzione e l'indicazione del mio attrezzino. Ok, perfetto, questo era solo per farvi vedere velocemente il puntarte, ma vi ricordo che appunto c'è il video tutorial, quindi non sto a diciamo tediarvi ulteriormente sul puntarte. Ok, alla fine qua arrivate bene, fate un punto fisso e chiudete il filo. Per chiudere il filo fate sempre qualche punto e poi portatelo sul retro del lavoro e diciamo lo perdete dentro, diciamo lo fate nascondere nel feltro. Ok? E tagliamo l'eccesso. Così fate nello stesso identico modo tutte e quattro le pence, cioè sia quelle della parte anteriore della bustina, portaocchiali, sia quelle altre due della parte posteriore. Ok? Questa è la parte posteriore della nostra bustina. Ok? Nello stesso identico modo. Scusate, bevo un goccino. Ok, adesso una volta fatta la parte davanti e la parte dietro, diciamo fatte le pence, possiamo andare a pensare di unire il pizzo. Allora, il pizzo è assolutamente decorativo, ok? Non è che serve a nulla, è proprio solo di decorazione. Io l'ho cucito, vedete, appunto filza. Ma potete assolutamente anche incollarlo, ok? Oppure se non vi piace un pizzo o non mettete niente o mettete un altro nastrino, insomma, quello che volete è assolutamente decorativo. Allora, da dove partire? Noi intanto proviamo, dobbiamo appoggiare le due pence una vicino all'altra e vediamo dove parte, dove inizierà dove potrà iniziare il pizzo. Quindi gli farete un assaggettino con la penna evanescente, così sapete dove parte. E poi farete la stessa cosa dall'altro lato per sapere dove finisce. Quindi anche qua gli fate un segnetto. Ok, potete anche utilizzare il cartamodello, ovviamente. Adesso io ho usato, diciamo, la parte già pronta, ma potete usare anche il cartamodello per segnarlo. Io qua l'ho già cucito, ragazze, sempre per portarci un pochino più avanti, ma sono partita da qui, vedete, ho rigirato appena appena all'interno l'estremità, ho cucito a punto filza tutto il contorno e adesso vi faccio vedere la chiusura, che in realtà è uguale alla partenza, ok? Allora, la puntina di pizzo, questa si chiama puntina di pizzo, è diciamo questo piccolo smerlettino. Questa parte dritta va messa all'interno, ok? Quindi non si dovrebbe vedere. Bisognerebbe far vedere solo la crestina, ok? Quindi andiamo a fare il punto filza. Il punto filza è quello più veloce, quindi sopra, sotto, sopra, sotto. Ok? È il primo punto che di solito si impara, ma va benissimo per tutte le nostre creazioni. Ok, sono arrivata al punto, insomma, alla targhettina che mi ero fatta. Quindi taglio l'avanzo. E questo pezzettino di pizzo lo rigiro un po' verso l'interno in questo modo qua. Aspetta, che ve lo faccio vedere, ragazze. Eccolo qui, vedete? E vado a fissarlo con due punti, tenendo sempre presente che il davanti sarà questo, quindi dovrà essere carino, eh? Non fate pasticciotti con il filo. Ok? Se no, lo potete sempre anche incollare, ok? Potete anche usare il filo, ago e filo, ma anche la colla, ok? Mica una cosa vieta l'altra. Vedete, lo affrancate e lo tagliate il filo, perfetto. E qui il nostro decoro di pizzo è applicato. Benissimo. Ora, per la chiusura, ci sono vari sistemi per chiudere il portaocchiali. Ad esempio,
Ma quegli attrezzi per cucire fondo vanno bene? Allora, Laura, vanno bene, il puntarte va. Allora, l'ho pensato, devo dirvi la verità, per il punto festone, ok? Ma volendo puoi anche utilizzarli per il punto filsa, che è proprio questo che ho fatto adesso, Duale, questo qui, ok? Proprio questo qui, perché sempre ti può dare la distanza tra un punto all'altro, ok? Ovviamente, ragazze, ve lo dico, ma sicuramente l'avrete già un po' pensato. I puntarte sono assolutamente super comodi per quando avete delle parti dritte, quindi dei tessuti dritti da cucire. Quando ci sono le curve, logicamente dovete un pochino farli adagiare alla curva perché la parte è dritta. Ok, perché è impossibile ovviamente avere tutte le curve del mondo. Perciò, ovviamente quando avete una parte curva o la spostate piano piano, poi dipende se è una curva molto accentuata o no, ecco. Perciò, ecco, questo ve lo volevo dire perché insomma è normale che sia così, ok? Però sì, puoi anche fare il punto filza normale. In realtà anche quello accavallato, perché è praticamente una dima, quindi anche per il punto accavallato può andare benissimo. Allora, dicevo, la chiusura di questa bustina portaocchiali può essere fatta in più modi. Potete farla anche con un pezzettino di velcro, quindi oppure con i due pallini. Noi abbiamo il velcro tondo, ad esempio, che è comodissimo, potete metterne uno di qua, uno di là, in modo da farlo chiudere anche con il velcro, ok? Però vi dico già che la tendenza del feltro 3 mm è quella di aprirsi. Vedete, appena la lascio, questa si apre perché il feltro è rigido, ok? Quindi mi sembrava più comodo un'idea di bottone. Allora, qui potrete utilizzare un bottone comunissimo, quindi qualsiasi tipo di bottone voi abbiate in casa, anche per esempio un Easy Button, che sono i nostri bottoni da foderare con i tessuti, oppure potete appunto crearvi questo gioco, ecco, di tre pezzettini di feltro sempre da 3 mm a forma quadra. Ovviamente questo bottoncino che si viene a creare potrebbe avere qualsiasi altra forma, ragazze. Se volete farlo tondo, lo fate tondo, volete fare a forma di cuore, lo fate a forma di cuore. È carino anche l'idea di personalizzare. Io li ho fatti quadrati anche perché è più facile tagliarli, ok? Vi piace questo progettino? A me è piaciuto molto, mi sono autogasata da sola, perché io mi autogaso quando faccio i progetti, mi piacciono da sola. Nel sito non sono riuscita a trovare, oddio, Lori, cosa? Mi sono persa. Adesso ti faccio rispondere dalla regia, comunque, che è più attenta ai messaggi in questo momento di me. Allora, sì, Anna, adesso ti spiego. Detto questa cosa del bottone, quindi il bottone può essere fatto con diversi materiali, diversi modi, eccetera. Anche il legaccino può essere fatto con diversi materiali e in diversi modi. Io potevo farvi anche la classica asola normale, ok? Però sarebbe venuta una nasolona grandissima perché la distanza è molta dal bottone alla base e si fa un po' fatica, ok? A meno che non abbiate un elastico, ok? Quindi se avete un cordoncino elastico, allora potete unire quindi le due pezzi di elastico, formare un'asola e poi utilizzare l'asola per chiudere. Ho voluto farvi questa invece chiusura un po' alla giapponese perché insomma mi si addiceva un po' con lo stile, col genere. Esatto, come dice la regia, fateci correre tanti cuoricini, ragazze, che ci piace vederli salire su qua, ok? Tanti cuoricini, tanti pollici in su. Mi raccomando, sempre ricordatevi di condividere il video che rimarrà registrato, ok? Quindi questa è una chiusura appunto tipica, ok, un po' orientaleggiante,
che si gira semplicemente in questo modo. Io la trovo molto facile da utilizzare, molto comoda. Ok? Perfetto. Come si fa a farla? Allora, intanto dobbiamo prendere un pezzettino di cordoncino. Certo, Laura, anche con gli automatici, ripeto, si può fare con diversi modi di chiusura, assolutamente, assolutamente. Quindi lì poi ve lo ragionate, che mi piace che ragionate altri modi eventuali. Per usare la versione maschile, come si può rifinire cinzia, o direi il pizzo, lo lasciamo perdere, direi di non metterci nulla, se non magari un'impuntura, che le impunture anche per gli uomini vanno benissimo. Eviterei ovviamente nastrini, pizzettini e cose così, la farei piuttosto semplice, piuttosto easy, e eviterei ovviamente il charms di chiusura. Ecco, poi per il resto può andare benissimo anche per un uomo. Allora, dicevo, prendiamo un pezzettino di cordoncino. Io ho utilizzato la coda di topo, che è questo. Bello, regia. Madonna, aspetta, che la regia ha fatto una proposta anche creativa, assolutamente mica male. Ragazze, ovviamente le personalizzazioni sapete che a noi ci piacciono un sacco, quindi l'idea magari di andare a personalizzare, ok, davanti o dietro il vostro portaocchiali, super top. Quindi con magari il nostro nuovo prodotto Takasu, che è il nostro termo vinile, quindi è un termo vinile che si può ritagliare a mano con la Big Shot, quindi con le fustelle o con i plotter, andare a personalizzare, quindi con il proprio nome o una dedica, magari, perché no, verrebbe benissimo e carinissimo. Bravo regia, bravo, bravo, bravo. Ogni tanto così mi stupisci. Adesso dirà, sempre io ti stupisco, va bene. Allora, prendiamo, abbiamo detto circa, mi ricordo più, 25, aspetta che non mi ricordo, Un 20 centimetri circa di codina di topo, poi la potete anche fare più lunghetta e se vi piace più lunga non è un problema. In punta io gli metto un metallino, quindi vi è piaciuta l'idea? Perfetto, ricamare l'iniziale, bravissima Alma, ricamare a mano, ricamare a macchina l'iniziale o sempre il nome, bellissimo anche quello. Oppure ragazze, c'è sempre la teletta termobiadesiva Item Bond Ultra Hold, la rossa, che potete utilizzare per accoppiare quindi un altro tessuto e anche lì fare un disegno, fare una lettera, fare tutto quello che vi piace. Ok, ragazze, per cui la decorazione di questa pochettina, di questo portaocchiali, veramente possono essere infinite. Assolutamente, io sono già qua che mi lecco i baffi perché aspetto sicuramente le vostre creazioni. Ok, perché sicuramente saranno super creative e una più bella dell'altra. Live Takasu, a prestissimo regia. Meno male che non sono io quella che spiffera sempre. Allora, sì, ragazze, tra breve ci sarà una live, proprio un extra live del sabato. La faremo proprio su questo bellissimo prodotto. Quindi vi mostreremo con un ospite speciale, non mi viene la parola, ok? Ospite speciale che è diciamo, il nostro insegnante per eccellenza del prodotto Takasu, Tommaso Bottalico. Faremo una super live, ragazze, per cui top top, continuate assolutamente a seguirci, ma ovviamente vi avviserò. Dal Venezuela, hola Dani. Allora, qui così infiliamo, ragazzi, la nostra perlina all'interno del cordoncino e special guest, ecco, brava, non mi veniva la parola. E ci facciamo un nodo o due nodi a seconda della dimensione, ovviamente, del foro della perlina. Fategli un altro nodo perché sennò la perlina continuerebbe a fare su e giù e vi darebbe fastidio, vi dà noia, eh? Quindi fate un altro nodino per bloccarla. Ovviamente la perlina è decorativa,
ma è anche diciamo utile per acchiappare più in fretta, più facilmente l'accetto, insomma. Quando usiamo la carta biadesima dobbiamo anche passare a macchina. Allora, Anna, dipende da cosa intendi, da cosa devi fare, quale termobiadesiva. Il discorso delle termobiadesive è un argomento veramente super vasto. Io adesso invece mi stavo riferendo alla nostra termoadesiva, la rossa, la Etenbond Ultra Hold, che è quella più forte, ok? Che è perfetta per tutti i lavori di craft. I lavori, diciamo, che non vanno lavati o se non poco poco a mano, ecco, e perciò non c'è bisogno di cucirla. Però se tu fai qualcosa da lavare, sì, va cucito, e lì ci sono anche telette diverse, ancora più adatte, che però, insomma, adesso non apriamo questo vaso di Pandora, se no non finiamo più la spiegazione. Però ecco, io adesso intendevo proprio quella. Ok, ragazzi, allora dicevo, il cordoncino lo potete fare della lunghezza che volete, insomma, non esagerate né nel farlo troppo corto né nel farlo troppo lungo, un 15 centimetri finito, 15-16 va più che bene, perciò misurate da qui a qui. E poi qua più o meno a questo punto fate ancora uno o due nodi in modo da bloccarlo, perché poi andrà bloccato proprio a questo livello qua. Ok, perciò tagliate l'eccesso. Ok, e iniziamo a cucire ricordandovi che va posizionato al centro. Il cordoncino quindi dovrà uscire proprio dal mezzo. Io, per non dimenticarmi di metterlo, aspetta che qua non avevo fatto la mezzeria, per non dimenticarmi di cucirlo, vi consiglio di andare a incollarlo come prima cosa. Quindi un goccinino di colla caldo appena appena e incollate il nodino, così che siamo sicuri di non dimenticarcelo, perché tante volte poi quando si va a cucire ci si dimentica magari di inserirlo proprio nel mezzo. Ok, ragazzi, allora la cucitura, ho visto l'ora, adesso cerco di sbrigarmi a spiegare, perché vi devo spiegare anche la catenina, ragazzi, ok? Allora, la cucitura qui la dovete fare tutto intorno, 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 fino ad arrivare dall'altro lato, ok? E anche qua la potete fare a punto filza, punto festone, punto accavallato, come vi pare a voi, ragazze, ok? Se proprio proprio non ce ne avete voglia di cucire, potete provare anche a incollare. Ok, ragazze, va benissimo, non c'è problema. Allora, la cosa che dovete stare un attimo attente è, prima di cucire o incollare, insomma, di unire le due parti, è che i due taglietti, le due pence, devono combaciare, combaciare. Quindi gli mettiamo uno spillino in modo da, diciamo, tenere fermo sia questa parte che questa parte qua, ok? Proprio di farle unire, di farle combaciare bene. Dopo andiamo a fare, adesso non ve lo cucio tutto logicamente perché se no ci metto troppo tempo, andiamo a fare un punto bello fisso, ragazze, proprio qui all'estremità, per cui passatelo anche un 2-3 volte, fate un bel punto rinforzato, vedete? Qua, e ovviamente anche quando arriverete dall'altra parte, perché qui è proprio l'usura, cioè ho furia di aprirlo. Sarebbe, se no, il primo punto che vi si lascia andare. Ok? Allora qui fatelo bello rinforzato e dopodiché iniziate a fare il vostro punto, che può essere, ripeto, punto festone, punto cavallato, punto filza, punto quello che vi pare. Il filo lo potete usare doppio, singolo, anche qua nessun problema, come volete. Se volete lo fate a mano, se no sempre potete utilizzare i nostri puntarte, che ovviamente vi aiutano a fare le cuciture più precise. Se utilizzate il puntarte, ragazze, il grande in questo caso ve lo sconsiglio perché ha i punti un po' troppo lunghi, perché il progetto è piccolo, ok? Diciamo che io starei più sul medio. Ok, quindi sul medio o sul piccolo, magari che lo potete usare un punto sì, un punto no.
Poi anche lì vedete voi a vostro gusto. Ok ragazze, per cui qui così ve l'andate a cucire tutto quanto fino a, ad arrivare dall'altra parte. Il cordoncino è già apposizionato, perciò sicuramente fate in fretta. Ciao Giusy, ciao, scusami, ti saluto. Allora ci vediamo la prossima volta. Ok ragazze, quindi finito tutto il vostro lavoro di cucitura, andrete a cucire il bottone. Sulla carta modello c'è la posizione, che è più o meno 2 cm dall'estremità, quindi anche qua potete andarvela a segnare con la penna evanescente. E poi potete andare, se vi piace, a utilizzare la mia idea di applicare questi quadratini, vedete, uno un po' diciamo in direzione diversa dall'altra, ok? Potete anche giocare coi colori, quindi farli anche di colori differenti, e poi andare a cucire tutto quanto come se fosse un bottone direttamente sulla parte qui alta del portaocchiali. Io per decorazione gli ho messo il charms a libellula, così che poi mi richiama il mio portaocchiali, che ho rifatto la libellulina anche qui sul portaocchiali. È carina, no? Come chicca, ragazze. Per cui questo poi rimarrà assolutamente finito in questo modo, vedete? Tac e voilà. E questo è il nostro portaocchiali. Oltretutto, ragazze, se lo fate più grande diventa un astuccio, eh? Quindi se non vi interessa il portaocchiali perché non usate gli occhiali, perché non ve ne frega niente, pack, ve lo fate leggermente più grandino per metterci dentro proprio le vostre penne. Allora, già questa misura può andare bene anche come astuccetto, però magari un pochinino più grandino secondo me non sarebbe male come astuccio proprio, ok? Benissimo, allora adesso vediamo invece la nostra idea per realizzare la catenella portaocchiali, ok? Quindi con delle diciamo chiusure, piccole farfalline così di gomma che servono proprio per agganciare le catenelle agli occhiali, ok? Sono fatte in questo modo qua, ok? Sono di gomma, esatto, anche un portatrucco, bravissima Giuseppina. Potete realizzare appunto il vostro portaocchiali, ragazze, ma non solo, anziché mettere le gommine, io le chiamo le gommine perché non so come definirle, questi due accessori. Se non vi piace l'idea del portaocchiali da catenella perché non utilizzate, va benissimo per metterci che cosa? La nostra amica di tutti i giorni ormai, la mascherina. Quindi anziché mettere il gommino ci potete mettere un bel moschettone, ok? E quindi andare direttamente a agganciarvi la mascherina, che così evitate di lasciarvela in giro, perché non so voi, ma io in ogni posto che vado magari semino la mascherina, appena la tolgo poi me la dimentico. Invece così vi rimarrà attaccata al collo e non la potete perdere assolutamente. Quando non serviranno più queste benedette mascherine, benissimo, può diventare una collanina, assolutamente, ok? Quindi non butterete via nulla, ma lo potrete trasformare in una collana. Allora, per fare questo lavoro, e qui per questo che oggi abbiamo pubblicato anche questo live sul nostro nuovo gruppo Creativa Bijou, perché i due mondi oggi si sposano, e quindi vi faccio vedere come realizzare anche questo simpatico accessorio di bigiotteria, che può diventare veramente un sacco di cose diverse. Ma il feltro non si deteriora in borsa, cioè fa i spallini, non so come spiegare. Sì, no, no, Elisa, ho capito benissimo. Allora, sì, con il tempo fa un pochino di pelurietta, però devi sapere che c'è una marca, che adesso non posso dirvi, che è molto molto famosa, è italiana, che fa
addirittura i giubbotti fatti con il feltro già tutto speluccato, quindi potrebbe avere anche il suo perché. Ma soprattutto, Elisa, la cosa bella è che ovviamente quando vedrai che sarà rovinato, tu che li saprai fare, ne farai subito un altro di portaocchiali, quindi avrai sempre il tuo portaocchiali nuovo, ok? Anche perché appunto con il feltro 3 mm Creativa by Marta si migliora la vista, perciò ogni volta quando inizia un po' a spelluccare, vuol dire che è vecchio, i suoi benefici iniziano a sciamare, voi dovete rifarne un altro, assolutamente ragazze, è la legge quella, eh? Ok, allora vi prendo un attimo un pezzettino di feltro perché sennò mi scappano via le perline. Allora, oggi utilizzeremo un materiale un po' strano che si chiama cavetto. È un cavetto da bigiotteria e va utilizzato per forza con gli schiaccini, che sono delle perline di metallo super 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 piccole, ok? Cosa Carla? Sono diabetica, posso utilizzare il berchetto? Brava, la penna dell'insulina, brava, sì Carla, mi spiace insomma che hai questo problema, però avrai un porta penna per l'insulina molto chic, assolutamente da fare invidia, brava brava. Allora, dicevo, utilizziamo appunto il cavetto, che è un materiale d'acciaio ricoperto di plastichina, ok? E questo lo utilizziamo proprio per metterci dentro all'interno le nostre perline Swarovski. Queste sono perline Swarovski super brillose, super luccicose e ovviamente hanno una bellezza unica, ragazze. E per questo cavetto non si può annodare, bisogna proprio chiuderlo con gli schiaccini, è proprio un materiale così. Quindi andiamo ad agganciarlo, in questo caso io ora lo aggancerò al moschettone, suo fratello, ma se invece volete fare il portaocchiali, ovviamente lo dovrete agganciare al gommino, ok? Perfetto, tanto una volta che avete capito il sistema, andate alla grande, potete fare veramente un sacco di cose diverse. Daniela ha ragione, sì, si può usare anche un pochino il levapelucchi, che è un attrezzo per togliere anche i peletti dalle maglie. Sì, quando il feltro inizia un po' a rovinarsi, si può anche far così. Allora, ho infilato lo schiaccino, infilo il moschettone, faccio una, diciamo, una curva, ok? Ritorno dentro allo schiaccino, vedete? E qui con una normalissima pinza piatta vado a schiacciare lo schiaccino, che sembra un gioco di parole. Vado un po' spedita, ragazze, perché vista l'ora, se no ci metto troppo tempo. Ok, qui utilizzate delle forbici vecchie per tagliare il cavetto, quello che è in eccesso, così non rovinate quelle nuove. Dopodiché, ragazze, infilate, aspetta che mi ribalto giù il materiale, infilate tutte le vostre perline nella sequenza che preferite, ok? Dopodiché, una volta infilate tutte le perline, bisognerà chiudere dall'altro lato. Questo lavoro che io sto facendo è una tecnica usatissima nel campo della bigiotteria, perché la potete utilizzare per realizzarvi bracciali, collane, orecchini, tutto quello che vi può piacere di bigiotteria. Dove c'è da infilare delle perline, potete usare proprio questo sistema. Ok, quindi è un sistema veramente pratico e classico. Allora, alla fine di tutta la vostra infilata, aspetta che ho beccato proprio uno schiaccino chiuso, ok, rinfilate lo schiaccino, quindi andate a fare tutta la vostra infilata di perline, alla fine reinserite lo schiaccino dentro e in questo caso, volendo fare il portaocchiali, infiliamo anche questa chiusurina qua, aspetta che ve la faccio vedere, ok, che si chiama chiusura a pacchetto e ci serve per fissare l'estremità della coda di topo. Adesso poi vi mostro. Quindi infiliamo tramite l'asolina questa chiusura a pacchetto e rientro nello schiaccino in modo proprio da formare una seconda asolina, come abbiamo fatto per la partenza, dobbiamo fare anche per l'arrivo. Ok?
Oggi un sacco di cose, ragazze, assolutamente pollici in su, perché vi sto facendo vedere davvero un sacco di cose diverse. Allora, con la forbice tagliamo l'eccesso del cavetto, sia da un lato che dall'altro. Ok, e la vostra decorazione di Swarovski è terminata. Ripeto, la potete fare anche, vedete, questo se era un po' più lungo diventava un bracciale, ad esempio. Ora, con questa chiusura, che si chiama appunto a pacchetto o a libro, è fatta come una U, appoggio l'estremità della mia codina di topo. Si può un filo elastico per realizzare un braccialetto? Certo, per invece la catena, il portaocchiali, il filo elastico no, non si può. Se ogni volta che appendete gli occhiali, bam, bam, che vi rimbalzano, non è carino. Allora, ho appoggiato la codina di topo all'interno della mia chiusura e adesso con una pinza a punte piatte vado a schiacciare la chiusura, quindi in modo da bloccare. Vedete il cordoncino, così che il cordoncino rimanga unito alla decorazione di perline, perché si può fare anche tutta la collanina, diciamo la catenina portaocchiali fatta di Swarovski, ok, o di perline, però logicamente avrebbe sia un peso sia un costo differente. Invece se la parte dietro è fatta di cordoncino, tutto sommato anche per il sudore, eccetera, quando magari fa caldo, vi dà anche meno fastidio. Ciao Anna Maria, grazie. Ok, quindi a questo punto il nostro portamascherina è finito. Quando non lo utilizzate, appunto, potete farlo diventare una collanina con i gancetti, diciamo, sul davanti, ok? Quindi una collana, oppure il portaocchiali. Occhiali da vista, occhiali da sole, insomma, assolutamente lo potete utilizzare per molte cosine diverse, molti progettini diversi. Ok? E anche questo può essere un bel regalo da fare magari a un'amica, una zia, insomma, a una mamma, anche perché tra un pochino si avvicina anche la festa della mamma. Ah, ragazze, poi attenzione. Con gli anellini potete anche decorare quindi con dei piccoli charms la vostra collanina, la vostra catenella, mettendo due anellini di bigiotteria e i due charms, uno a destra e uno a sinistra, così che rimanga ulteriormente decorato. I charms stanno bene perché ovviamente quando avete poi al collo la catenella, si muovono e quindi sono carini. Vedete quella forma di libellula e poi c'è anche questo a forma di cuoricino molto carino. Vedete che è quadrato, quadrato perché si abbina perfettamente al nostro bottone quadrato che abbiamo realizzato. Per cui tutto in pandan, ragazze, tutto tutto in pandan. Ok. Perfetto, regia, che sciccheria, hai visto? Perfettissimo. Quindi diciamo che possiamo rifare la visione di fronte. Eccoci qua, quindi mascherina, ve la faccio vedere, porta mascherina come viene, vedete, tac, così che ce l'avete appesa e non ve la perdete in giro per strada, per i meandri, eccetera, e poi quando serve, tac, ve la mettete, indossate, vi rimangono anche le decorazioni che sono carinissime. Ok? Poi quando non vi serve più la mascherina, la potete togliere e vi rimane una graziosa collanina. Bene, bene, bene. Ecco qua, guardate, zac. Ok, ragazze. Vi piace questo progettino? Adesso la maestra interroga, ragazze. Allora, il progettino di oggi è finito, quindi assolutamente io non vedo l'ora di vedere i vostri progetti, le vostre creazioni di questo progettino qua. E adesso, tra pochissimo,
qui sopra comparirà il nostro bollino di WhatsApp a mia ora, pronte pronte per venire. Ora è ora, ragazze, forza, la più veloce viene in diretta con noi a fare il gira la ruota della creatività, quindi mandate un messaggino, non telefonate, al numero 393-810-8526 per venire in diretta a giocare. Ok, ragazze, oggi riusciamo a fare una sola, diciamo, ruota, ok? Perché, insomma, il tempo è già passato, ragazze, è passato. Il tempo passa quando ci si diverte, ok? E quindi non riusciamo a farne due, quindi una. Bene, bene, allora, quindi stavo dicendo, io aspetto tutti i vostri progettini, tutto quello che vi verrà in mente fatto proprio con il progettino di oggi, che poi in realtà erano due progetti in uno, perché abbiamo visto sia il portaocchiali, sia la catenella portaocchiali. Quindi assolutamente entrambe le cose che si sposano bene tra di loro e che però potete anche fare separatamente, ragazze. Quindi abbiamo detto, questa è una bustina a tutti gli effetti, un astuccetto che può diventare astuccetto porta penne, porta quello che vi piace, quello che vi pare, lo potete fare nella misura reale, quindi questa misura qua che è la misura classica del portaocchiali, ma potete farlo anche più grande, più piccolo, insomma, a seconda di quello che dovete, che vi piace realizzare, ok? E il portaocchiali, quindi catenella, va benissimo per metterla con gli occhiali, per farla diventare invece un portamascherina, che poi invece quando non vi serve, tac, potete far diventare collana, ok, ragazzi? Quindi davvero, davvero ne abbiamo viste un bel po' di cose, quindi sono contentissima. Ok, ricordatevi anche di correre ad acquistare i nostri nuovi attrezzi puntarte. Ok, vi ricordo che è venduto tutto insieme il puntarte, sono tre misure vendute insieme. Vi arriveranno unite, cioè ci sarà un rettangolo praticamente di questo materiale plastico e questi saranno messi sopra, cioè messi attaccati. Basterà con le forbicine giusto staccarle, perché saranno unite da un puntinino, da un millimetro, ecco, che voi dovete zac tagliare. Nel video tutorial comunque ve lo faccio vedere come è all'inizio, perciò andate a riguardarvi il video tutorial, che è un video tutorial flash, dura veramente forse neanche due minuti, cioè proprio una roba veloce veloce, per cui così vi sarà più chiaro l'utilizzo, e così insomma potete rendervi conto se è un attrezzo che magari vi può far comodo oppure no, ecco. Ma se andate poi dai nostri una super sorpresa flash, bene bene, adesso sono curiosa, regia. Sto dicendo, correte comunque dai vostri rivenditori Creativa by Marta di fiducia, che così almeno ve lo farà vedere, vi farà toccare con mano, insomma, cos'è. Di nuovo, che cosa di nuovo? Una vincitrice che aveva già vinto. Giorgia! Ciao! 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 Fortunella! Secondo me si arrabbieranno in tante che dicono, ma come, io provo sempre, non ci riesco. E ragazze, è la fortuna. E noi non è che bariamo, e non è che sappiamo tutti i numeri di telefono a memoria, ragazzi. Quelle sono, cioè, non possiamo saperlo. Ciao, come stai? Tutto bene? E proprio ieri è arrivato l'altro pacco, quindi... È vero, visto, molto contenta. È vero. E adesso niente, allora ti aspetta che ti sento indifferita. Sì, sì, decisamente. Sei contenta, stavi dicendo, sì? Sì, 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 molto contenta. Molto. Sono contenta anch'io, ecco, quando siete contente sono contenta assolutamente anch'io, dai. Bene, bene, allora ci farai vedere poi step by step che cosa...
riuscirai a tirar fuori dalla tua fantasia. Sicuramente, sicuramente. Perfetto, bravissima Giorgia. Allora, aspetta che giro, tanto tu conosci già il sistema qua della ruota della creatività. Aspetta, che lo giro, che qua è sempre un po' un casino, ragazze. È che la postazione è quella che è. Ok, direi che così si vede bene, c'è sempre questo riflesso malefico, ecco, ma noi che dobbiamo guardare è sempre questa qui, ok, che è la nostra freccetta, ok, e niente, allora, quando vuoi Giorgia, fai 1, 2, 3 e io vado, ok? 1, 2, 3! Via, forza Giorgia! Un bel buono spesa da 10 euro, ovviamente spendibile da noi, dai nostri rivenditori Creativa by Marta, perciò insomma 10 euro alla fine non fanno mica mai male, dai, non è andata benissimo, infatti. Ma dai, ci sta anche questa vincita, è sempre 10 euro, ecco. Bisogna prendere un po' di cosine, magari puoi appena... c'era qualcosa che non avevo messo. Esatto, per esempio, esatto. Per esempio, va bene, quindi poi assolutamente secondo me qualcosa trovi. Sì. Ok, non ha una scadenza, quindi non ti preoccupare, puoi farlo. Mirella, cosa puoi scrivere nel messaggio? Anche solamente gioca, insomma, un messaggio normalissimo, quindi niente di particolare. Puoi anche scrivere solamente voglio giocare, oppure gioco, insomma, quello che vuoi. Ciao! Ma buongiorno! E i denti dove sono? Spariti tutti. Perché sono dove sono i denti. Ciao! Mi dici come ti chiami? Fabio. Ah, Fabio, non mi ricordavo. Fabio, la vecchiaia. Mi va via di mente i nomi. Com'è questa cosa? È così. Va bene. È sempre Fabio. Lo so, regia. Non me lo ricordavo. Cosa devo fare? È così. È un po' così la mia testa. Cosa devi fare? C'è dentro tante cose. Più di tante non mi stanno. Va bene. Allora, un salutone grande a tutte e due, ovviamente, e sia a Giorgia che a Fabio. Adesso me lo ricorderò, Fabio, vedrai. Ciao! Un bacio grande, e niente, aiuta la tua mamma a fare tutte le cose, mi raccomando. Sì. Bravissimo. Grazie. Un bacio grande, buona giornata. Ciao, ciao, ciao. Prossime live, magari. Bene. Fortunata Giorgia, che dobbiamo fare? Si vede che è super veloce. Voi tenetelo sempre lì il numero, quando io vi avviso a inizio puntata, voi tenetelo lì, quando vedete che finisco di lavorare, già un po' il campanellino, ne manda... insomma, dai, non vi devo dire io, dalla Croazia, un bacio, non vi devo dire io i trucchi, però ci sono qualche... un piccolo trucchetto per essere sempre veloce, forza ragazze, sicuramente tanto la ruota della creatività ci sarà sempre, riprovate, ritentate, tanto non costa nulla, che vedrete che prima o poi toccherà a tutte. Beh, allora ragazze, vi ricordo questo super novitone, ok? Una super novità che ancora non vi posso svelare appieno, ok? Ma dal 14 di aprile, quindi mercoledì, potrete iniziare a iscrivervi a questo sito che è www.creativabox.com, ok? Perché? Perché quando andrete a registrarvi e fare l'iscrizione, il 22 aprile, ok, potrete vedere partecipare quindi al live di presentazione proprio di questo progetto super top delle mini creativa box. Quindi io fino al 22 aprile non vi posso dire assolutamente nulla, avete presente le scimmiette, quelle non vedo, non sento, non parlo, ecco, ma voi in questo
giorni potete andare da, insomma, se potete, se no contattate, perché so che ci sono ancora zone rosse dove i negozi sono chiusi, ma le potete contattare online, eccetera, dal vostro rivenditore di fiducia, ok, Creativa by Marta. Se non ne avete uno, non li conoscete, non sapete chi sono, eccetera, eccetera, mandate gentilmente una mail a ingrosso@creativabymarta.com, dove dall'ufficio vi diranno, insomma, i punti vendita sia fisici sia online, ok? Creativa by Marta più vicini a voi, poi dopo sarà a voi vedere quali sono, eccetera, eccetera. Ok, ragazze, quindi andate dai vostri rivenditori, perché così vi spiegheranno magari un pochino, perché io non lo posso fare, che cosa sono le mini Creativa Box. E a che ora ci sarà la live? Regia, non me lo ricordo a che ora ci sarà la live, ma comunque ve lo diremo direttamente poi dal sito www.creativabox.com, ci sarà poi tutto scritto e vi potete iscrivere dal 14, quindi da mercoledì sarà attivo questo nuovo sito per questo nuovo progetto, ok? Perché vi dovete iscrivere? Perché la live non sarà fatta su YouTube e neanche su Instagram e neanche su Facebook, ma sarà fatta proprio su questa area riservata. Perciò dovete iscrivervi per poter visionare la presentazione, ok? Se vi interessa saperlo. Ok, io non vedo già l'ora, figurati un po'. Perfetto! Ecco, ci sono già delle rivenditrici qui che vi stanno scrivendo, ragazze, per cui magari potete già anche contattare queste rivenditrici che vedete nei messaggi per sapere un pochino di più, eccetera, eccetera, ok? Se no, mercoledì 14 potete fare l'iscrizione al sito per vedere poi il 22 la presentazione. Un bacio davvero grandissimo, ragazze, a tutte voi che ci seguite sempre numerosissime, un bacio e un ringraziamento grandissimo, ovviamente. Allora, se ci riusciamo, io attendo dalla regia, comunque pubblicheremo il video tutorial dei narcisi, questi qua che vedete alle mie spalle, e poi magari qualche altra sorpresa infrasettimanale, ragazzi. Adesso ci ho preso gusto anche a fare quei video lì veloci, ta ta ta, che video flash mi piacciono un sacco, quindi adesso magari vi faccio anche qualcuno di quelle, ragazzi, sopportatemi, è così, va bene? Un bacione grande, buona domenica, buona settimana a tutte, mua, mua, mua. Un bacione anche dalla regia, ciao.